Le pause di carriera non devono essere più un problema, soprattutto in Italia. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni. Oggi parliamo delle pause di carriera perché è uscito un osservatorio molto interessante di LinkedIn con anche una nuova funzionalità per fermarsi all'interno della nostra carriera per un po' di tempo. Prima di continuare voglio parlarti di Foo Fighters. 27, 28 e 29 maggio a Roma, un evento dedicato ai creativi, un evento dedicato a tutti quelli che si occupano digitale e non soltanto. Acquista il tuo biglietto su foofighters.it. Ci vediamo lì! Una ricerca LinkedIn sul sondaggio CensurWide, dati del 2022, evidenzia come le persone hanno necessità di fare pause di carriera, perché per il 14% per obbligato, per la perdita di lavoro, oppure per prendersi del tempo per decidere i propri passi, sempre il 14%, per assistenza verso un'altra persona, una persona cara, il 13%, per esigenza di acquisire nuove competenze, il 12%, o per educazione, congedo parentale o anche purtroppo per burnout. Insomma, le pause di carriera sono all'ordine del giorno. Il 43% degli intervistati quindi si è fermato all'interno della propria carriera per un periodo più o meno sostanzioso, e questo è, diciamo, l'abbattimento di un nuovo stigma, di un nuovo problema che fino a poco tempo fa sembrava quasi insormontabile, sembrava un tabù, anzi le persone inserivano nel proprio LinkedIn o omettevano di mettere nel proprio curriculum dei momenti di stop, ma come abbiamo visto sono dei momenti abbastanza normali nella carriera di un essere umano, mi verrebbe da dire così. E infatti, diciamo così, in versione beta LinkedIn Career Break è stato utilizzato questa funzione che permette di far capire al meglio ogni momento durante la propria carriera, anche quando si è trovati inoccupati o senza lavoro, sul perché e il cosa si è fatto. Fabiana Andreani quindi ci dice che per un HR manager, a prescindere dalla causa, qualsiasi break ora deve intendersi come un momento di consapevolezza prezioso per capire come orientare la propria carriera. Finalmente, devo dire la verità, finalmente sono molto contento che ci sia anche questa tipologia di messaggio e di momento all'interno delle nostre carriere. Un po' perché non se ne poteva più di questi Superman e Superwoman, sempre precisi, sempre sul pezzo, sempre giusti nei cambi di lavoro, senza mai nessun dubbio, no? Sempre precisi. Io ne ho avuto un sacco di dubbi, ho cambiato tante volte direzione e sono contento perché mi ha portato fino a qua, ma udite udite, questa non è l'ultima versione di me, questa non è l'ultima direzione. Sono ancora in viaggio e dovremmo metterci sempre un po' in questa direzione, in questo ragionamento, cioè che la nostra carriera è un continuo viaggio, ma non alla ricerca dell'azienda perfetta, di quella che ci fa guadagnare di più, di quella che ci fa sentire bene, o del lavoro da freelance, da imprenditore o da startupper DM, per autocitarmi, ma un viaggio verso la scoperta di noi stessi. E nella scoperta di noi stessi ci sta anche la pausa, ci sta anche la riflessione, perché altrimenti chiaramente non si migliora per niente. Prendiamoci una pausa anche dal lavoro, sempre se è utile chiaramente, non per oziare e basta. Oziare va bene per creare nuove idee e anche per registrare podcast. Noi ci sentiamo domani mattina, mi raccomando, sempre qui, sempre al Caffettino Podcast. Io sono Mario Moroni e sono strafelice di essere alla puntata 1000 qualcosa. Andatevi a riscoprire le puntate, ci sentiamo domani, fate i bravi e buon lavoro.